non voglio chiaramente addentrarmi in giudizi, però le scuole per 20 giorni aperte hanno sperimentato veramente un purgatorio di difficoltà, che poi probabilmente fa sì che in questo momento, addirittura ci sia nel mondo della scuola, ci siano tanti che appassionati al bene degli studenti e dei bambini, però non chiedano a gran voce, diciamo, l'apertura perché temono le conseguenze sanitarie. Ora, il punto è che su questo bisogna fare una riflessione molto attenta. Cosa va chiuso in un paese civile e come vanno gestiti e regolamentati i protocolli sanitari necessari per tenere in vita quel paese. La didattica a distanza non è. È una parte, cioè è un contenitore all'interno dei cui cercare quanto più possibile di salvaguardare la trasmissione culturale, però la scuola è fatta da. Allora noi l'abbiamo vissuta come emergenza l'anno scorso e ben venga il fatto che nel frattempo le scuole si siano ottimamente organizzate su questo versante. Ma vogliamo dire che quella disuguaglianza non è stata vinta, non può essere vinta? E vogliamo dire che al di là dell'emergenza forse bisogna fare qualcosa per restituire la scuola in presenza? Perché poi pensiamo di farla tutto l'anno? Pensiamo di stare tutto l'anno a distanza? Quando i ragazzi e i bambini, e qui vengo alla sua domanda, la zona gialla, in realtà possono uscire per tutte le altre faccende. E come stamattina mi capitava di dire, di discutere con alcuni amici, è cinicamente efficace tenere le scuole chiuse, perché ti consente di decongestionare il sistema sanitario, di non avere tra le mille e uno preoccupazioni anche quelle dei contagi a scuola. Però attenzione, i ragazzi non stanno in lockdown fisico, stanno solo in un lockdown mentale, perché fisicamente possono muoversi, possono uscire, possono consumare e le scene sul lungomare con gruppi di ragazzi senza mascherina sono state riprese e fortemente censurate da tanti. Allora io dico, se tu vedi giovani che bighellonano per la noia, non era forse la scuola che li teneva a casa a studiare un aiuto, un supporto ad evitare rischi e danni sanitari?